Adorata amica mia, il mondo magico non potrebbe essere in mani più capaci. Il professore Eleazar Fig è stato un professore amato da molti di voi e anche un collega di lunga data. Grande avventuriero e rinomato ricercatore, è diventato famoso affrontando l'ignoto, del tutto incurante della prudenza e della sicurezza, impartendoci così una lezione molto spiacevole. Il suo amore per l'avventura era pari soltanto alla dedizione per Hogwarts e all'amore per sua moglie Miriam, venuta a mancare troppo presto anche lei. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. Era incredibilmente intelligente, possedeva una mente curiosa e brillante e era il più leale degli amici. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig. Beh, posso affermare che solo grazie a lui, se molte di noi e la stessa Hogwarts sono ancora qui oggi. Quelli che lo conoscevano bene sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare, affrontando con saggezza, equità, intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig! Bisogno di vederti il prima possibile. Non riesco a credere che Fig sia morto. Non lo conoscevo bene quanto te, ma so che era una brava persona. È bello che la Weasley abbia reso onore a Fig in quel modo. Non lo dimenticheremo. Io vorrei avessimo potuto fare lo stesso per mio zio. Chissà se Anne accetterà di incontrarmi. Sebastian, non posso neanche immaginare cosa stiate passando tu e Anne. Spero che si farà viva presto. Lo spero anch'io. Ti
Ti farò sapere. C'è una cosa che devi sapere, Sebastian. A proposito di Victor Rookwood. Giravoce che vi siete affrontati fuori dal negozio di Ollivander. Sarà stato un bello scontro per te. È vero, ma non è di questo che volevo parlarti. Subito prima di attaccare, Rookwood ha detto qualcosa. Le stesse parole che Anne ha sentito prima di essere maledetta. I bambini devono essere visti e non uditi. No, aspetta. Che vuoi dire? Non è stato uno dei seguaci di Ranrock a maledire Anne. È stato Rookwood. È lui il responsabile. Non è possibile. Sono stati i seguaci di Ranrock, sicuramente. La notte in cui è stata maledetta, Anne non ha visto che Goblin. Quando Rookwood si è alleato con Ranrock, l'eredità di Isidore ha iniziato a far gola a entrambi. È per questo che Rookwood era lì la sera in cui Anne è stata maledetta. Stava lavorando con Ranrock. Quando ha visto tua sorella, lui... Beh, non voleva che la cosa si sapesse. E l'ha maledetta. Da allora non è più stata la stessa. Che crudeltà. Rookwood ha avuto ciò che meritava. Grazie per avermelo detto. Non è stato un goblin. Ti devo delle scuse. Per tutto questo tempo ho visto i goblin come il nemico. Ma non era così semplice. Infaustus ha detto di aver parlato con Anne. Chissà se accetterà di rivedermi. Ti mando un messaggio appena avrò notizie. Penso di sapere dove possiamo trovare Dorran. Raggiungimi nella foresta proibita e gli riferiremo del simbolo formato dai Mooncalf. Ho ripensato a quello che mi hai detto nella sala grande e vorrei parlarti. Raggiungimi nel sotterraneo appena puoi. Sono felice che tu sia qui. Sebastian, ho ricevuto il tuo gufo. Che cos'è successo? Infaustus ha riferito ad Anne ciò che è successo con lo zio Solomon. Lei pensa che dovrei pagare per le mie azioni. Però non vuole denunciarmi. Ha detto che il senso di colpa sarà una punizione sufficiente. Mi dispiace tanto, ma sono felice di sapere che almeno puoi provare a voltare pagina. Il fatto è che... credo di aver perso per sempre mia sorella. La mia gemella. Non vuole più neanche vedermi. Non posso biasimarla. E capirei se anche voi voleste voltarmi le spalle. Avevate riposto la vostra fiducia in me e io vi ho delusi. Probabilmente Anne ha solo bisogno di un po' di tempo. Prima o poi riuscirà sicuramente a perdonarti. Lo spero davvero. So che il passato non si cancella, ma proverò ogni giorno a porvi rimedio.
Sono in debito con te e in Faustus per essere rimasti al mio fianco. Beh, non è stato facile. Ma credo in te, Sebastian. Fin da quel primo giorno, a lezione di difesa contro le arti oscure. Sembra passata un'eternità. Ti ringrazio. Non so cosa accadrà, ma sono felice di averti come amica. Sono felice che tu sia a Hogwarts. Il problema c'è. Non mi ha visto. Professoressa Weasley, voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare da... So che ci tenevi molto al professor Fig. Hogwarts non sarà la stessa senza di lui. Concordo, ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo. So che riposerà in pace sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai avuto un anno pieno, fuori e dentro Hogwarts. Ho sentito molte voci su di te, che hai cavalcato un Grappon, fatto amicizia con un goblin, salvato degli ippogrifi e perfino aiutato il signor Ollivander con la bacchetta di famiglia. Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. Sono contenta che tu abbia trovato un'amica nella signorina Onai. Sono certa che sia lo stesso per sua madre. Sebbene io non accetti il farsi giustizia da soli con uomini come Rookwood e Harlow, ammetto che il tuo coraggio è da elogiare. Grazie, professoressa. Io... Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. Parliamo invece della tua guida pratica alla magia. Posso vederla? Certo. Cosa ne pensa, professoressa? Ti sei data da fare quest'anno. Vedo indubbiamente dei progressi, ma gran parte della guida pratica è ancora da completare. Fortunatamente hai ancora tempo per prepararti per i gufo. Sappi che ho avuto un presentimento su di te dal primo momento in cui sei arrivata di corsa in ritardo allo smistamento. Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione. E pensare che sei qui con noi da solo un anno e stai già affrontando i gufo. I tuoi progressi sono stupefacenti. Grazie, professoressa, per tutto. Il piacere è mio, davvero. Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi.
Ah!